fatto i complimenti al presidente Fedriga per il risultato ottenuto, gli ho fatto anche gli auguri di buon lavoro perché ne avrà bisogno, perché i prossimi 5 anni dovranno vedere impegnato in realtà tutto il Consiglio regionale per affrontare i temi che sono stati posti con forza dal dibattito in campagna elettorale. Penso alle questioni della sanità, penso alle questioni della transizione ecologica energetica, penso alla questione di un Friuli Venezia Giulia al centro dell'Europa con la gestione dei flussi migratori. Per Massimo Moretuzzo una sconfitta senza discussioni, una stretta di mano e i complimenti al governatore Bis Fedriga, ma anche la consapevolezza di aver gettato le basi per una leadership dell'ala di centrosinistra che nel vuoto di proposte per la sfida a presidente del PD e i tentennamenti dei 5 Stelle ha proposto un nuovo volto nel panorama politico regionale. Ora per Moretuzzo, che farà parte del prossimo parlamentino, occhi puntati sui temi chiave a partire dalla sanità, ma non solo. Tato sarà leader dell'opposizione? Ma io continuerò a fare la mia parte, sono contento del percorso che abbiamo fatto, devo ringraziare le forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura e le tante cittadine e cittadini che hanno dato un contributo importante al nostro percorso. Sono anche convinto che è un percorso che all'inizio è un percorso che ha dimostrato di saper costruire una proposta credibile in giro per i territori della regione. Non ci sta invece la candidata della Galassia Alternativa di Insieme Liberi, Giorgia Tripoli. Il risultato di lista è inferiore di solo lo 0,02% allo sbarramento del 4, al momento non assegna alcun consigliere al movimento, mentre l'avvocatessa stessa ha personalmente ottenuto un risultato superiore. Ecco il perché della richiesta di riconteggio delle schede nulle e contestate. Chiederemo il riconteggio delle schede non tanto per fare quelli che non sanno perdere, ma quanto perché abbiamo dai nostri rappresentanti di lista notizia del fatto che molte schede dove magari la persona ha semplicemente sbagliato a scrivere il cognome della preferenza, che magari ha scritto Tripoli, oppure ha scritto il cognome di un candidato che è candidato in un altro collegio, sono state annullate come schede. Quindi anziché annullare la preferenza è stato annullato il voto e questo non è corretto. Non ce l'ha fatta nella sua missione Alessandro Maran, ecocente alla delusione del Terzo Polo, che non è andato nemmeno vicino a ottenere un proprio rappresentante in aula. Quello stesso ex deputato e senatore del PD che si è speso per la nuova casa dei riformisti pur sapendo che non avrebbe ottenuto alcun tornaconto elettivo personale. L'ho ripetuto molte volte, no? L'obiettivo è costruire quella casa, costruire uno spazio alternativo ai riformisti. C'è una bella poesia di Cavafis, in onore ai combattenti di Termopili. L'ultimo verso scrive che onore ancora più grande perché sanno, molti di loro sanno, che saranno i persiani a passare. Le battaglie si fanno perché vanno combattute.